Malgioglio spara a zero sull'Isola dei Famosi, visti 10 minuti, non ci ho capito nulla. Cristiano Malgioglio bersaglia l'Isola dei Famosi e si mostra critico verso la seconda puntata del reality di Canale 5, che è stata certamente capace di tenere alta l'attenzione del pubblico, grazie ad alcuni momenti in particolare che sono stati molto commentati sui social, dall'accusa di Eva Engeramonte di aver portato droga all'isola, passando per lo sfogo di Nadia Rinaldi nei confronti di Rosa Perrotta, ti ho fatto pure un clistere. Il tuve di Cristiano Malgioglio contro l'isola. Dettagli che hanno solleticato l'attenzione del pubblico, ma che a quanto pare non sono piaciuti al vero protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Con un tweet pubblicato a poche ore dalla seconda puntata dell'Isola dei Famosi, e con tanto di piccolo refuso, l'autore e cantante ha fortemente criticato l'impostazione del programma, affermando di aver capito ben poco di quanto stesse accadendo e aver preferito un film alla visione del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Visto 10 minuti di cancelletto Isola e poi mi sposto su un canale egiziano e mi godo un bel film con Omar Sharif. Non ho capito nulla e ma era più interessante. La spaccatura tra GF VIP e Isola dei Famosi. Si tratta del secondo affondo di Malgioglio a questa edizione dell'Isola dei Famosi, dopo quello pronunciato nel programma Casa Signorini in seguito alla messa in onda della prima puntata, ha avuto un grande successo perché a volte i programmi brutti con dei personaggi brutti hanno un grande successo. Sono felice per Mediaset, ma sai cos'è? Visto il grande successo che noi abbiamo avuto con il Grande Fratello VIP, questa è la scia. La gente vuole i reality e il nostro era di un'eleganza straordinaria, questo è tutto finto. Vedi una Francesca Cipriani che fa finta, prima di partire aveva detto che voleva fare come me, ma io avevo veramente il terrore nel buttarmi dall'elicottero. E, poi, ha detto di voler recitare per un'ora e ci è riuscita, ma si vedeva che era una cosa finta. E ancora. Io ho visto poco, poi mi sono stancato. Giucas Casella che mi ha fatto tenerezza, poi c'erano gli opinionisti, Mara Venier è sempre meravigliosa anche se devono stare vicini gli opinionisti, non li puoi mettere di fronte Daniele Bossari, invece, non c'entra niente. L'opinionista è un lavoro difficile, deve animare le discussioni, e lì non ci sono state, magari poi la settimana prossima sarà diverso. Nonostante i due programmi vadano in onda sulla stessa rete e attingano da un bacino di pubblico molto simile, le parole restituiscono l'impressione che tra il mondo del GF VIP e quello dell'Isola dei Famosi non corra buon sangue, o che comunque ci sia l'intenzione di creare questa sottotrama, proprio per differenziare i due contenuti. Malgioglio ovunque dopo il GF VIP. In queste settimane, d'altronde, Cristiano Malgioglio sta continuando a beneficiare della grande attenzione sul suo personaggio risvegliata dall'edizione del Grande Fratello VIP conclusasi poco prima di Natale. Non solo è presenza fissa nel programma di Italia 1.90 Special, dedicato ai più amati tra i programmi TV di quel decennio, ma non si contano le ospitate in discoteca degli ultimi tempi. Visto anche il successo della sua hit Mi sono innamorato di tuo marito, e le ospitate in vari programmi televisivi, come accaduto pochi giorni fa a TV Talk. Un premio alla carriera a Milva. L'istrionico personaggio, inoltre, si sta spendendo molto per un'iniziativa proposta al direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo Claudio Baglioni, ovvero l'omaggio con un premio alla carriera per la grande artista,
che nella sua carriera ha partecipato a ben 13 edizioni del Festival della Canzone Italiana. Chissà che Baglioni non gli dia ascolto e,